La facciata austera del Politecnico di Torino ricorda l'indole pacata e discreta di questa città. Non lontano si trovava il vecchio Caffè Stadium, nome strano per un bar del centro, oltretutto di stadi in zona neanche l'ombra. Oggi pare strano, ma agli albori del football, da queste parti, sorse il più maestoso, mastodontico e inutile stadio della storia d'Italia, lo Stadium di Torino. Un progetto faraonico per festeggiare i primi 50 anni della nostra nazione si levò e crebbe su di un'area compresa tra Corso Peschiera fino a Corso Montevecchio e da Corso Duca degli Abruzzi a Corso Castelfidardo. Uno spazio immenso per un'arena di 100.000 metri quadrati. Lo stadio in stile eclettico, progettato dall'architetto Vittorio Ballatore di Rosana e dall'ingegner Ludovico Gonella, risultò innovativo per diversi aspetti. Per il pubblico si scelse di fissare, ogni tre scalini, un sedile in legno al posto della nuda gradinata. Insieme al Palazzo del Giornale venne realizzato in calcestruzzo armato dall'impresa edile dell'ingegner Giovanni Antonio Porcheddu. I suoi 361 metri di lunghezza per 204 di larghezza furono in grado di ospitare fino a 70.000 spettatori su gradinati con due emicicli. Dall'ingresso trionfale su Corso Duca degli Abruzzi si ammirava il Real Palco, arricchito da sculture dell'artista Giovan Battista Alloati. Saloni di automobili, box club, skating club, ristoranti, parcheggi auto moto coperti, campi da tennis, salone per mostre varie, spogliatoi con docce, dormitori per squadre, campo da calcio, campo d'allenamento, patinoire, pista ippica, pista ciclistica e motoristica e campi da bocce. Tutto in un solo impianto. Interamente costruito con fondi privati confluiti nella Società Anonima Esercizio Stadium, venne inaugurato il 29 aprile 1911 per l'Esposizione Internazionale di Torino. Nella sua breve vita operativa divenne un autocentro durante la Grande Guerra. Vide giocare la nazionale di calcio, correre cavalli e biciclette. Ospitò un cinema all'aperto, un immenso teatro per spettacolari rappresentazioni in costume, il carosello storico dei Savoia e mostre di ogni genere. Questo gigante dello sport non fu mai utilizzato appieno e gli ingenti costi di gestione lo condannarono all'incuria e all'abbandono. Infatti, già a metà degli anni 30, buona parte dell'impianto venne demolito. Nel dopoguerra lasciò spazio alla nuova sede del Politecnico di Torino e dell'Istituto Germano Sommelier. A proposito di calcio, poche volte si giocarono match allo stadium. Il motivo fu proprio per le sue dimensioni, che impedivano una gradevole visione del gioco, tanto che le due principali squadre cittadine preferirono vicini impianti della nuova Piazza d'Armi prima e dello Stadio Filadelfia e Mussolini poi. Si usava dire negli anni 60, l'Italia è un paese povero, ricco di autostrade. Si poteva dire di Torino, fu una città povera, ma ricca di stadi.